Plantos si parlano numerose lingue. Ne ho contate almeno 10, ma non si sa il numero preciso. Va detto che Marty non è un linguista, né tantomeno un glottoteta, quindi non ha mai creato le lingue che parlano i suoi personaggi. Semplicemente è quello che ci scrive la traduzione in inglese, o se abbiamo letto libri tradotti, in italiano. Si è limitato ad inventare alcune parole per alcune lingue, ma alcune sono, a detta di alcuni linguisti, incompatibili. David J. Peterson, linguista e glottoteta, ha sviluppato le lingue Dothraki e Alto Valiriano per le serie televisive Game of Thrones e House of the Dragon. Per esempio ha stilato un vocabolario della lingua Dothraki di oltre 3.000 parole. È diventata una lingua artificiale letteraria molto parlata, con un numero di locutori non molto inferiore al Klingon, una delle lingue di Star Trek. È possibile imparare anche il Valiriano, ma non è diffuso quanto il Dothraki. Tuttavia io dico, dategli tempo che col proseguire di House of the Dragon aumenterà molto i suoi locutori. Certo, non saranno come il Quenya o il Sindar di Tolkien, non si possono condurre vere e proprie conversazioni in Valiriano o in Dothraki, però possono essere interessanti da imparare, non per me, io già tanto so solo italiano. Comincerei col parlare delle evoluzioni delle lingue a Westeros. Prima dell'arrivo degli umani vi abitavano i figli della foresta, che parlavano la vera lingua. Anzi, non i figli della foresta, ma coloro che cantano il canto della terra. Ovvero, come i figli della foresta si riferiscono a se stessi nella vera lingua. È una lingua che ben pochi umani possono imparare, come Manifreddi o Bloodraven, e anche Bran dovrebbe impararla, ma tutti e tre stanno abbandonando un po' alla volta, o hanno già abbandonato, la loro umanità. Si dice anche che Brandon il costruttore la conoscesse. È una lingua che imita i suoni della natura, come il vento che passa tra le foglie, o il ruscello che scorre sui ciottoli, o le gocce di pioggia che cadono sul terreno. I canti in questa lingua sono melodiosi e adorabili. In teoria anche alcuni animali sono in grado di impararlo, come i corvi o l'alce di Manifredde. L'importanza di questa lingua verrà fortemente ridimensionata con l'arrivo dei primi uomini. Loro parlavano l'antica lingua, un linguaggio più gutturale, composto da suoni duri e brevi. La scrittura è unica e ne permangono numerose tracce al giorno d'oggi, sparse in giro per Westeros come incisioni o reperti storici. Le armature di Casa Rois sono le più famose, anche se non sappiamo quanto i membri di questa stessa casata le sappiano leggere. Ormai a sud della barriera non si parla più da migliaia di anni, eppure certi nomi, specialmente di casate del nord, derivano proprio da quell'antica lingua. Stark e Amber ne sono un esempio. Tuttavia, nessuno dei membri di questa casata la parla o la capisce. Dove è veramente parlata è a nord della barriera. Lì il popolo libero ha imparato la lingua successiva, ma con molta più lentezza, preservando numerosi locutori dell'antica lingua. Primi tra tutti i Ten, che comunicano il loro titolo massimo, ovvero quello di Magnar, proprio nell'antica lingua. Magnar vuol dire Lord, oppure Signore. I giganti la capiscono e alcuni riescono a parlarla. Tormund la conosce bene, e anche Mansell la conosce. Forse solo per le canzoni, perché proprio canta canzoni nell'antica lingua, ma forse la sa anche parlare normalmente, probabilmente, visto che ha riunito tutti i popoli a nord della barriera, anche i Ten. Un'altra lingua antica, che ormai tutti ritengono estinta, ma a torto, è la lingua degli estranei. Non è compresa dai figli della foresta, quindi si può dedurre che non sia la stessa. Li sentiamo parlare solo nel prologo, dove i suoni che emettono per comunicare tra di loro sono simili a degli stridolii come del ghiaccio strisciato o incrinato. Possiamo quindi dedurre che sia una lingua molto molto stridula. Viene poi la lingua comune, l'attuale lingua ufficiale di Westeros, parlata in tutto il continente da Dorne alla barriera e anche oltre la barriera. Due persone prese da due parti completamente diverse da Westeros, se parlano la lingua comune possono capirsi. Discende appunto dall'andalo, che ha soppiantato la lingua dei primi uomini. Certo, i dialetti esistono, ma non la rendono incomprensibile. Tuttavia però la rendono molto riconoscibile. Alla barriera, Sam non si deve neanche presentare, e già dalla sua parlata si capisce che è altolocato e viene dal sud, dalle parti dell'altopiano. Inoltre Tyrion, per nascondersi, si finge un tizio vissuto a Lannisport, così da giustificare la sua parlata da terre dell'Ovest. Il dialetto più diverso di tutti è quello dorniano, visto che 1000 anni prima dei libri la regione è stata occupata dai Rhoynar. Per quanto abbiano adottato la lingua locale, la pronuncia di alcune parole è cambiata, così come l'accento e il modo di parlare. È un po' più strascicato e alcuni accenti sono più marcati di altri. Tuttavia c'è chi la trova affascinante. Praticamente dalla descrizione si può capire che Martin aveva in mente l'inglese parlato dagli spagnoli o da altri ispanofoni.
Un altro tipo di variazione della lingua indica lo status sociale. I nobili e i popolani parlano in modo ben diverso. I secondi tendono di più a mangiarsi le parole e a usare forme non sempre grammaticalmente corrette. Dopotutto non è che hanno un maestro che gli insegna la grammatica e non esiste la scuola pubblica Westeros. Secondo Roose Bolton parlano come se avessero la bocca piena di fango. L'esempio più lampante è come i lord chiamino gli altri loro pari come miei lord, mentre i popolini dicono mi lord, come se fosse una parola unica. Passiamo al di là del mare stretto, nelle nove città libere, dove si parlano vari dialetti valiriani, ma tutti quanti riconducibili al valiriano bastardo, una lingua derivativa dall'alto valiriano, ovvero quella che si parlava nella libera fortezza, prima del disastro. Le varie lingue delle varie città sono comunque capibili l'una con l'altra, ma più il tempo passa, più sono diverse l'una dall'altra. Alcuni Targaryen conoscevano l'alto valiriano, l'abbiamo visto nella serie televisiva House of the Dragon, Daemon, Rhaenyra e pure Jace la sta imparando. Pure la regina Alicent la conosceva, ma si utilizza come conoscenza fine a se stessa o come conoscenza per ottenere altre conoscenze, magari per leggersi i testi in valiriano, visto che nessuno a Westeros la parla. Se si dovesse trattare con qualcuno proveniente da Essos, ci si può avvalere di interpreti, magari dei marinai che fanno la spola da una parte all'altra del mare stretto e quindi conoscono sia la lingua comune che il valiriano bastardo. La scrittura glifica è forse la lingua di cui Martin ci ha dato più parole. Le più famose sono le locuzioni con cui i miei colleghi qui su YouTube introducono e terminano i loro video. Valar Morghulis, ovvero tutti gli uomini devono morire, e Valar Dohaeris, tutti gli uomini devono servire. Sappiamo che Dracarys è il fuoco di Draco, mentre il Valonqar è il fratello minore, fratello o sorella, visto che non sembra ci sia genere nell'Alto Valiriano. Questa è una lingua parlata dalle coste di Essos che si affacciano sul mare stretto fin sulla baia degli schiavisti, dove però negli ultimi 4 secoli è riemersa la lingua di substrato, ovvero il ghiscariano, dai suoni aspri e, a detta di Tyrion, sgradevoli. Lingua di substrato è la lingua che si parlava prima della lingua attuale, che tende a riemergere quando magari il dominio viene meno. È da questo che derivano le lingue neolatine, dalle lingue che si parlavano prima che l'impero romano si estendesse su queste province. Anche solo leggendo i nomi dei personaggi ghiscariani capiamo che è piena di sibili e di suoni duri. Per usare sempre le parole del folletto bisogna avere un'ape su per il naso per parlare come si deve il ghiscariano. Questa lingua si mette per iscritto tramite dei geroglifici ben diversi da quelli valiriani e molto più antichi. Salendo un po' più a nord troviamo l'immenso mare Dothraki, dove vivono appunto i Dothraki che parlano la lingua Dothraki. Sì, una grande fantasia. Questa è una lingua sviluppata quasi esclusivamente da David J. Peterson, visto che Martin si è limitato a dire i nomi appartenenti ai ranghi di un Khalasar. Sappiamo comunque che la locuzione, tutti sanno, è spesso ripetuta. Non sappiamo di differenze dialettali tra un Khalasar e l'altro, visto che non possiamo parlare di lingue regionali, essendo che i Khalasar sorvagano nomadi tra la foresta di Kor e la catena montuosa delle ossa. Sono un unico popolo e si capiscono con un'unica lingua. I Lazarin, per quanto abitino in una zona simile, parlano una lingua diversa. Per quanto sia imparentata con il Dothraki, non sono mutuamente comprensibili. David J. Peterson ha creato anche qualche lingua per la lingua Lazarin per la prima stagione di Game of Thrones, partendo dalla lingua Dothraki, andando a ritroso fino a una specie di protolingua delle pianure e poi evolvendola in maniera diversa così da ottenere la lingua degli uomini agnello. Abbiamo poi altre lingue ad Essos, come il libnese, che si parla Ib, e chiaramente viene insegnata agli estranei dell'arcipelago. Poi abbiamo anche le altre lingue dell'estremo oriente, come quelle che si parlano agli Iti. Visto che Iti è essenzialmente la Cina, ha un numero enorme di lingue differenti, caso analogo per l'isola sacra di Leng. Ad Ashai invece c'è un'altra lingua, chiamata la lingua delle ombre, e viene parlata da Melisandre e anche da altri stregoni. Tornando dalle parti di Westeros, ma molto più a sud, di Dorne, abbiamo le isole dell'estate, che parlano appunto la lingua dell'estate. Una lingua priva di genere ed ispirata allo Zulu. Essendo molto vicina a Westeros, qualcuno la conosce, come Gunther Hightower, terzo figlio maschio di Lord Leighton. Lui ha studiato per un bel po' la cittadella, ma si è ritirato prima di prendere i voti da maestro. Infatti, gli uomini di sapere di Westeros tendono a imparare anche lingue diverse da quella comune, prima di tutto il valiriano. Non tanto per poterle insegnare, non tanto per parlare tra di loro, ma quanto più per accedere ai rotoli valiriani, che possono contenere del sapere interessante. Va bene,
Il video finisce qui, fatemi sapere se vi è piaciuto, mettete un piace appunto se vi è piaciuto, un non mi piace se non vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un commento, ditemi se conoscete qualcuna di quelle lingue che ha già creato David J. Peterson, ditemi se ne voleste imparare qualcuna, io mi dovrei concentrare di più sull'inglese, magari su una terza lingua, quindi non ho tempo per impararmi lingue fittizie. Va bene, statemi bene, io vi saluto e ciao ciao, alla prossima.